Ci troviamo a Camerino, dove abbiamo trascorso la mattinata piacevolmente animata da 1.400 partecipanti alla Gran Fondo Terre dei Varano. Il pomeriggio siamo in una piacevole tranquillità per goderci in tutta calma le bellezze che la città Camerte ci può offrire. Precisamente siamo davanti alla porta del Palazzo Municipale, dove si trova anche il Teatro Filippo Marchetti. Andiamo a vedere se possiamo visitarlo. Ci troviamo davanti al Teatro Filippo Marchetti e purtroppo sembra essere chiuso questo pomeriggio. Allora proviamo a trasferirci in Piazza Cavour ed andiamo a vedere l'interno del Duomo. Ci troviamo in Piazza Cavour, proprio vicino la statua di Papa Sisto V. Documentiamoci un attimo per sapere le sue origini. Quindi è nato nel Piceno, precisamente a Grottammare, nel 1521 e diventò Papa, quindi facendo anche delle numerose donazioni alla sua terra. Ecco, la piazza Cavour e la statua di Papa Sisto V di fronte al Duomo che andremo a visitare insieme. Siamo fortunati, la cattedrale del Duomo è aperta, entriamo e andiamo a visitarla, come si addice a visitare una chiesa, in silenzio. Dopo la visita alla Cattedrale del Duomo continuiamo a scoprire i tesori che la città di Camerino ci può offrire. Come vedete alle nostre spalle abbiamo ancora la piazza con numerosi esercizi pubblici aperti. Troviamo all'angolo proprio il bar, peraltro frequentato da numerose persone che si rinfrescano e si dissetano all'ombra dei primi soli di questa primavera. Andiamo alla scoperta dei tesori camerti. Per rendere più fruttuosa la visita alla città di Camerino, ci avviciniamo all'ufficio informazione e accoglienza turistica per vedere qualche depliant e per avere informazioni su come rendere la nostra visita più piacevole. Dall'ufficio di informazioni turistiche, oltre ai depliant che ci hanno dato, ci hanno anche fornito di bellissime informazioni. E andiamo a vedere la prima cosa che ci hanno indirizzato, il Palazzo Arcivescovile, da dove possiamo godere anche di una bellissima visuale. Andiamo! Thank you.
altro panorama che possiamo godere dalla città di Camerino verso i Monti Sibillini, questa volta dal Palazzo Ducale, sede anche dell'università. Dall'ufficio di informazioni turistiche ci hanno dato un bellissimo consiglio. Siamo sulla terrazza del Palazzo Ducale, che si affaccia anche sulla piazza. Oltretutto questo palazzo è stato anche la dimora dei signori da Varano e da qui si può godere un meraviglioso panorama verso i Sibillini, che vediamo ancora con delle piccole pennellate di neve. Entriamo nel Palazzo Ducale di Camerino per andare a vedere la Sala degli Stemmi. La visita è curata da un'associazione. Sono i volontari per i monumenti, alcuni cittadini della città, anziani e giovani, che prestano il loro servizio gratuitamente per la città per tenere aperti in determinate occasioni alcuni luoghi che altrimenti non sarebbero visitabili, aperti al pubblico. Lodevole iniziativa. Andiamo a vedere la Sala degli Stemmi. Siamo all'interno della Sala degli Stemmi e vediamo da dove iniziare a poter leggere questa bellissima sala. Allora dobbiamo partire in alto a sinistra, dove troviamo lo stemma della famiglia di Varano, che hanno dominato questa città per circa 300 anni. Partendo da questo stemma troveremo in successione i vari governatori della città. Alla fine del Ducato Camerino viene annessa dallo Stato la Chiesa, il Papa nominerà i governatori della città, in gran parte sono prelati, però vi sono anche famiglie nobiliari. Attraverso questo percorso arriveremo poi all'Unità d'Italia e al 2 giugno alla Liberazione. Abbiamo trovato il teatro aperto perché questa sera ci sarà uno spettacolo e quindi non potevamo fare a meno di entrare a visitarlo. Pomeriggio sta giungendo al termine, è quasi l'ora del rientro, non siamo riusciti a vedere tutti i tesori che questa cittadina nasconde, ma non potevamo fare a meno di vedere, di fare almeno una visita veloce alla chiesa di San Filippo Neri, dove si cela l'unico tiepolo del centro Italia, il quadro della Madonna con bambino in apparizione a San Filippo Neri, appunto. E andiamo a vedere questo unico tiepolo del centro Italia.